Bentrovati e bentornati a tutti voi. Bentrovati anche a voi. Le vostre luci si espandono e sono in continuo movimento. Vi trovate a illuminare gli spazi del mondo che vi circonda, ma non vi accorgete di quella vostra forza e delle vostre capacità di portare energia nei posti in cui siete, nelle situazioni in cui vi trovate. Credete molto spesso di essere di cattivo umore, come dite voi. In realtà il vostro cattivo umore è il risultato del vostro pensiero che si muove in una direzione diversa da quella che voi considerate giusta e buona. Il controllo della vostra mente non è ancora del tutto a vostra disposizione. O meglio, sarebbe a vostra disposizione la capacità di controllare il vostro pensiero. Ma spesso vi vediamo vagare nei vostri pensieri, senza quella luce che segna il vostro essere, che segna il vostro cammino. Allora accorgetevi di questo sbaglio della vostra mente e incidete sul vostro percorso inserendo quella positività e quella forza d'animo che avete dentro di voi e che in ogni momento può segnare e cambiare il vostro cammino. E le vostre esperienze sono tutte marcate da questo vostro uscire e entrare da un'atmosfera all'altra, da una luce a una non luce. Ma la vostra totalità è spinta ben oltre il vostro pensiero e quello che voi ritenete essere il vostro presente. Dunque le nostre parole sono qui per voi, da sostegno, per quella vostra mente sempre confusa e a volte offuscata da idee che non vi appartengono e non arricchiscono la vostra personalità. Fate pulizia di tutto ciò che non vi appartiene a livello interiore. Non fate necessariamente vostre delle idee che ritenete giuste, ma non riuscite a far vibrare in voi. Ciò che vibra in voi è vostro, quello che non sentite come qualcosa che vi appartiene è perché non vi appartiene. Dunque non forzatevi nelle situazioni, non forzatevi nell'essere un qualcosa che in realtà non dovete essere. Non abbiamo aspettative da voi, non abbiamo bisogno che voi facciate o portiate qualcosa nei posti in cui siete. La richiesta che vi facciamo è di trovare pace dentro di voi, una pace che è equilibrio tra ciò che sentite e quello che vivete, tra ciò che pensate e quello che credete debba avvenire nella vostra esistenza. I vostri passi sono spesso dubbiosi, vi vediamo incerti di fronte alle scelte che la vita vi propone di fare. Noi vi diciamo di non aver paura, di non temere le conseguenze delle vostre scelte. Ci sarà sempre un appiglio per voi, una via di fuga, come dite voi. Un qualcosa che vi rimetterà a posto nella condizione di poter fare la scelta giusta. Giusta per voi, per il vostro essere, non per la vostra mente, non per quello che la vostra società ritiene essere giusto. Ciò che è giusto per voi non è necessariamente riconosciuto da altri come qualcosa di giusto.
Sappiate essere forti in questo e sappiate distinguere dove siete e dove vi trovate e quale vibrazione è presente in voi. Se poi volete assottigliare queste vibrazioni, potete farlo dedicandovi sia a voi stessi che agli altri, alla cura del vostro essere, ma anche alla cura di quelli che vi sono intorno, che vi sono vicini. Perché molto spesso credete che il vostro malessere sia dovuto al dover prestare delle attenzioni ad altri che in realtà non vorreste prestare. Noi vi diciamo che le persone che sono intorno a voi e che hanno bisogno del vostro aiuto sono degli strumenti per la vostra conoscenza interiore, per aiutarvi a tirar fuori la vostra capacità di donare, la vostra capacità di saper vivere il vero altruismo che fa parte dell'essere umano. Sappiate riconoscere che la meditazione che avviene in una stanza chiusa, con porte chiuse, da soli, è il segno di una forma di egoismo del vostro essere. Vi sentite forti nel meditare con voi stessi su ciò che più vi piace. E noi vi diciamo che non è un male farlo, ma se fuori quelle porte ci sono persone che vi chiamano, allora vi diciamo di interrompere quelle meditazioni e di dedicarvi a quelle persone che vi stanno chiamando, perché non c'è meditazione più alta che quella che può scaturire dallo scambio con le persone che vi cercano e che percepiscono in voi un qualcosa che manca a loro. Allora non aspettatevi ringraziamenti o gratitudine. Semplicemente imparate a tirare fuori quello che c'è in voi per il piacere di farlo. Ritrovate il piacere di saper donare. Quando ritroverete quel piacere, avrete ritrovato voi stessi. Non dovete capire la forza vitale, l'energia del mondo. Non dovete comprendere necessariamente come girano gli astri per poter essere compassionevoli con chi vi è vicino e riconoscere gli spiriti di chi vi è accanto come fossero dei vostri riflessi negli specchi su cui costantemente vi riflettete, poiché ognuno di voi qui presente oggi ha accanto un vicino o qualcuno di molto caro che richiede un qualcosa che a voi non piace dare. Allora, se volete superare i vostri limiti, noi vi diciamo che il primo limite che potete superare sta proprio nel riconoscere il vostro egoismo in questo blocco energetico che imponete a voi e a chi vi è accanto, perché quando vi negate, negate uno scambio energetico con qualcuno che può solo arricchire il vostro essere. Ricordatevi che tutto ciò che vi porta a dividere le situazioni, i rapporti con le persone, è illusione. Potete pensare che l'unione è la verità e la divisione è la bugia. Allora guardate il mondo con quest'occhio, con l'occhio di chi sa che nella comunione si trova quella pace e quella serenità che state cercando.